Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Anche oggi ci ritroviamo insieme perché vogliamo raccontarvi una storia che è giunta a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione. E oggi vogliamo raccontarvi la storia di Ilaria. Da questi corridoi che hanno visto la presenza di Padre Pio, è in un certo senso la giovane Ilaria che racconta quanto accaduto nel 2001, all'epoca aveva 16 anni, di Osimo, che durante un esame di routine le viene scoperta una macchia particolare, sospetta, sulla tibia. L'incertezza, la paura cominciano subito ad impossessarsi di lei, della sua famiglia, possiamo immaginare. Diagnosi successiva, osteoma estoide, un difetto osseo innocuo che comunque le dà un sospiro di sollievo, ma l'ansia non svanisce del tutto perché i controlli rivelano poi una nuova preoccupazione, questo timore, quest'ansia che continuano di nuovo a tormentare Ilaria quando durante un ulteriore esame viene individuata un'area poco chiara vicino alla zona interessata. E allora così la prospettiva da affrontare, di affrontare un'altra sfida, mette alla dura prova la sua fede e soprattutto anche la sua resistenza a livello emotivo e a livello anche fisico. Tuttavia la mamma le suggerisce, ecco, di pregare e soprattutto chiedere l'intercessione a Padre Pio per trovare conforto, per trovare comprensione. Prega Padre Pio, se lui vorrà, fare in modo che non ci sarà niente di nuovo nella tua tibia. Prega, dice la mamma. Una fiducia incrollabile, Ilaria si aggrappa con speranza e ha la speranza che Padre Pio possa intervenire. Il giorno dell'esame radiologico Ilaria si trova sdraiata su quel macchinario, circondata da incertezza, apprensione ed improvvisamente un senso di calma, di serenità la avvolge, perché nella stessa sala scorge un ritratto di Padre Pio sulle pareti della stanza. È come se Padre Pio le andasse a trasmettere un messaggio di pace, di protezione. E allora con questo cuore gonfio di gratitudine Ilaria accetta quella presenza, accetta quel segno come un conforto, come una sicurezza. La radiologa subito conferma quello che Ilaria segretamente sperava. Non c'è nulla di nuovo. Lo osteoma è rimasto invariato. Miracolo della guarigione. Seppur non definito come tale, si manifesta comunque una forma di protezione. Credo che Padre Pio abbia voluto farmi capire che potevo contare su di lui, ci racconta Ilaria. Sono più che sicura che lui sia intervenuto in qualche modo. Anche se resta un dubbio, quando lei si allontana dalla stanza, resta un dubbio, ecco, quel ritratto di Padre Pio era reale oppure era proprio la manifestazione solo per i suoi occhi. Comunque la sua fede non vacilla. Per oltre 20 anni Ilaria si sente ascoltata, protetta da Padre Pio, un conforto costante nella sua vita. Mi reputo fortunata per aver avuto il privilegio di percepire fortemente la sua vicinanza. Da oltre 20 anni so che mi ascolta e che lui veglia su di me.